Decimo posto Sergio Giordani, amministratore delegato del Calcio Padova. Giovani rampanti, intraprendenti, fanno passi da giganti nei debutti in società. Sempre pronti ad ogni avvenimento, ho un appartamento in centro, a pranzo vado da mamma. Hanno la macchina col telefono, le iniziali sul taschino, quando sono di buon umore l'orologio sul polsino. Al nono posto Claudio Ottoni, il capitano. Sono o non sono il capitano Uncino, e allora quando vi chiamo lasciate tutto e correte, fate presto perché vi arriva tardi lo sbrano. Ottavo posto per Piero Agradi, direttore sportivo. La fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. Settimo posto per Stefano Edel, giornalista del Mattino di Padova. Sesto posto per Ennio Dal Bianco. Pregherò per te che hai la notte nel cuore, e se tu lo vorrai crederai. Quinto posto per l'accoppiata Montrone Galderisi. Ogni tre passi facciamo sei metri, noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per primi la luce del sole, noi siamo i battuti. Quarto posto per Roberto Simonetta. Al terzo posto un'altra accoppiata, di Livio Nunziata. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Secondo posto per Mauro Sandreani. Riderà, riderà, riderà. Al primo posto troviamo il presidente del Padova, Marino Puggina. Dicono tutti che non c'è, ma io che l'ho visto so dov'è. Forse non immagini, ma non è difficile comprendere. L'hanno lasciato in libertà, vive lontano, non è qua. Forse si nasconde in mezzo agli alberi.